Hey, so Hectors! Lollo qui! Chiedimi altri trucchi per guarire dalla R-Mosha. Oh, per favore sarebbe carino. Non serve chiedere per favore, per te lo faccio volentieri. Che hai detto, scusa? Con costanza e mezzi tecnici guarire la R-Mosha è possibile. Ai mezzi tecnici ci penso io, la costanza la devi cercare dentro di te. In questo video trovi un paio di ottimi esercizi e insieme scopriamo perché la R è una consonante vibrante. Sonora, non vibrante. Brrr, che freddo! Senti la differenza? Un esempio infatti vale più di mille parole. La R è una consonante sonora perché per la sua emissione vengono attivate le corde vocali. Ti faccio risentire l'esempio. Questa è la R sonora. Che poi sarebbe la giusta R della lingua italiana. Se invece fosse una consonante sorda, sarebbe così. Altre consonanti quasi identiche che si distinguono soltanto per l'attivazione o meno delle corde vocali sono T, D. La T è sorda, mentre la D è sonora. Se non riesci a sentire la differenza, prova ad appoggiare tre dita qui sulla gola. Se pronunci T, le tue dita non sentono alcuna vibrazione, ma prova a pronunciare D. Ci sono altre consonanti che sono quasi identiche ma che hanno come unica differenza l'attivazione o meno delle corde vocali. Riesci a individuarne? Riesci ad individuarne alcune? Scrivile nei commenti. Ricapitolando, nello scorso video abbiamo scoperto che la R è una consonante polivibrante e alveolare, sonora polivibrante. Oggi invece hai capito perché è sonora. Già questo dovrebbe bastare per la tua iscrizione al canale, ma se ancora non bastasse, senti qua. Ho già accennato più volte all'utilizzo della matita che ti aiuta a mantenere la giusta distanza tra le arcate dentarie mentre pronunci la R. Oggi scopriremo qualche dettaglio in più su come utilizzarla in maniera efficace. La matita, orientata in questo modo, va appoggiata al centro del sorriso, tra i due incisivi superiori e i due incisivi inferiori. Non va infilata in bocca, serve solo a dare la giusta distanza tra le arcate dentarie. Tre cose importanti. La matita non va sorretta con i denti, ma con la mano. La matita deve essere orizzontale e la matita, sembra un'ovvietà ma non lo è, deve essere una matita, delle dimensioni di una matita. E ora che ci fai con la matita in bocca? Vado a prendere il latte. No! No, 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 no! No, no, Prendi un po' di parole a caso e sostituisci tutte le R contenute in queste parole con delle D. I mandarini sono frutti di colore arancione. La guedda è un'esperienza terribile. Tua sorella Adriana ha tradito il marito Drupi con un androide. Che... Nelle parole in cui trovi una D vicino ad una R, separa bene le due consonanti che farai. In questo modo. Da damma, da dappo, da donco, da ditto. E così via. Attenzione a non fare questo esercizio in auto, nemmeno sul sedile del passeggero. E più in generale, mentre stai facendo attività che rischino di farti penetrare la matita in gola. Vedi in questa playlist gli altri esercizi per guarire la tua R-Mosha. Ma attenzione! Senti, Les. Hai un minuto? Per te, Brad, ne ho anche cinque. Dedica sempre, o quasi sempre, a questo esercizio con la matita e con la D al posto della R almeno 5-10 minuti all'inizio di ogni allenamento. Questo della matita è l'esercizio più efficace che conosco. Anzi, credo di poter dire sia l'esercizio più efficace in assoluto per guarire la R-Mosha. Non abbandonarlo mai, nemmeno quando senti che la tua R sta cominciando a funzionare e tornaci sopra ogni volta che sei in difficoltà. Ricordi cosa dicevo a inizio video? Se vuoi risolvere il problema della R-Mosha, occorre che trovi costanza. Ma posso solo indicarti la soglia. Sei tu quello che la deve attraversare. Giacomo, Maria Elena, Antonio, Enrico, sono tutti ragazzi che ho aiutato o che sto aiutando con la R-Mosha. Loro hanno trovato una grande costanza e infatti hanno risolto o stanno per risolvere. Sembra un lavoro di merda. Strano, stavo pensando la stessa cosa. Che soddisfazione però, riuscire a vincere la battaglia e pronunciare una bella R.
Io e lei siamo a tua disposizione per una breve e gratuita chiamata Skype. Trovi tutti i contatti sul sito e comunque lascio la mail in descrizione. Tu invece lascia un like e guarda gli altri video. Ciao, su Hector. Che hai detto, scusa? Ho detto che un per favore sarebbe carino. Chiariamoci, campione, non sono qui per dire per favore, sono qui per dirti cosa fare. Bravo.